Salve a tutti, siamo sempre qui con la dottoressa Maria Cristina Strocchi e parliamo della psicologia e le pietre semipreziose, il suo nuovo libro, appena uscito fresco di stampa. E volevo farti delle domande, Maria Cristina, ma se noi avessimo dei conflitti con nostra madre e volessimo potenziare tutte le energie femminili, comunque tirar fuori la nostra parte femminile, ci puoi dare dei consigli psicologici in tal senso? Ma certo. Allora, se abbiamo conflitti con la madre, dobbiamo cercare di capire come mai questa donna si è comportata così. Cosa le è successo in passato, in modo da comprenderla. Questa comprensione può portare al perdono. Se non ci riesci, perché non è che te lo puoi imporre, la accetti. Per quanto riguarda il potenziamento delle energie femminili, ricordatevi di valorizzare i punti di forza, sia caratteriali che fisici. Quindi hai dei begli occhi, chi se ne frega se hai il naso lungo, valorizza gli occhi. Se hai un bel seno, non importa se hai qualche chilo in più, valorizza il seno. Solo così tu supererai questo blocco. E che tipo di pietra ci consigli per questo tipo di esercizio, no? L'adularia, quella che sto indossando. O pietra di luna. O pietra di luna. Esattamente. Perché dà energia sostanzialmente e tira fuori la tua parte femminile, no? Esatto, proprio così. Per altri consigli, seguite, rimanete connessi sui nostri canali Gocce di Serenità e Preziosità sul sito di Maria Cristina Strocchi.